Videotop, con grande piacere abbiamo con noi Dennis Zoping. Ciao Dennis. Ciao Paolo, ciao a tutti. Siamo con Dennis perché rappresenta, caspita, non avevo messo a fuoco il tutto da subito, ma addirittura 1000, cioè 1000 streets, pensate, uno, della serie 1 su 1000 ce la fai, 1 su 1000 fa l'intervista, anche questo un po' il senso. Esatto, sì, in realtà non siamo proprio 1000, ma siamo comunque tanti, oltre 20. Beh, sì, sì. Però... questa è una forma... No. Scusa, sì, la formazione tipica questa qui, poi diciamo a quello che sentiamo alla produzione discografica abbiamo lavorato in tanti, tra ospiti, musicisti, cantanti, tecnici, siamo quasi 50 persone. Quindi. Insomma. E a proposito di questo, non vogliamo ancora una volta ribadire, come faccio ormai incessantemente da qualche mese a questa parte, però qui ancora una volta si evidenzia come il problema di questi live che latitano coinvolge non solo gli artisti sul palco, ma tutto un insieme, no? Assolutamente, c'è una grande macchina dietro anche a ogni singola produzione, ogni singolo gruppo, insomma, sai benissimo, c'è tutta una squadra amministrativa, tecnica, organizzativa, sempre impegnata, che non si vede poi sul palco, però in realtà sì, l'unione di tutti tira fuori il prodotto finale, insomma. Però noi vogliamo assolutamente dare una sferzata di energia positiva, e allora abbiamo bisogno di queste good vibes per abbeverarci di energia positiva, e devo dire la trasmettete in pieno, no? Guarda, ti ringrazio, questo è più o meno l'obiettivo. Siamo usciti con due singoli, il primo dal titolo Freedom e il secondo dal titolo Good Vibes, entrambi con un messaggio abbastanza chiaro. Ci sarà un perché. Esattamente. In realtà, guarda, per assurdo ci stiamo lavorando da un anno quasi a questa produzione, a tutto il disco che uscirà fra un po'. Quindi in realtà è nato nel periodo moralmente peggiore per un musicista, nel senso che tutto fermo. In realtà sì, ci sono alcuni punti interessanti, ci sono stati alcuni punti di vista interessanti per questo periodo. Guarda, il primo singolo, che si chiama Freedom, è uscito adesso in primavera, quindi dici, oh, finalmente si ritorna in libertà. In realtà è stato concepito da Edgar Meese, che è un cantautore che collabora costantemente con l'orchestra, e lui ha concepito questo titolo e quando si è ritrovato da solo, chiuso a casa durante il primo lockdown di marzo 2020, e si è ritrovato a fare, come tutti noi, insomma, tanti hobby, a dedicare tanto tempo a se stessi. Certo. E ha capito l'importanza di questo dedicare tempo a queste cose, il proprio benessere fisico e mentale. E siamo abituati, insomma, nella vita quotidiana, anche nella vita di un musicista, ad avere mille impegni, ad avere un calendario fittissimo, però si ha capito l'importanza di dedicare tempo a se stessi e la conseguente libertà che ti dà questo. Quindi in realtà, uscendo con questi due singoli, adesso hanno una doppia valenza. A proposito di voglia di divertirsi, di energia positiva e tutto, quest'ultimo in ordine d'apparizione, Good Vibes, al di là della voce di Angelica, c'è anche questo flow caraibico, no? Che arriva dai Naiboa. Esattamente, il featuring con Naiboa, rapper italo-dominicano, che così dà una componente spagnoleggiante, che dà sempre energia, dà sempre carica, secondo me. Fa molta estate. Esatto. Poi anche dal video abbiamo voluto dare una carica di colori e di energia. In effetti il video ci arriva forte e chiaro il messaggio. Come ti dicevo prima, siamo in tanti, lavorare in così tanti anche in un periodo così, così complicato, ma è sempre entusiasmante, ti dà sempre carica. E cerchiamo di trasmetterlo anche al pubblico.
L'orchestra è nata in realtà 5 anni fa, l'abbiamo fondata io e Martin De Qual, quello che in arte è Edgar Meis, appunto. All'inizio era una big band classica, quindi 4 trombe, 4 tromboni, 5 sax, sezione ritmica, cantanti, e l'intenzione era quella di fare il repertorio da big band, quindi swing, jazz, anni 50, generalmente un po' prima, insomma, più o meno in quel periodo lì. Però come la stavamo creando abbiamo visto che un'orchestra di questo tipo aveva tante possibilità, ma veramente tante dal punto di vista artistico, e per questo è nato il nome Thousand Streets, che sono le mille strade artistiche che volevamo percorrere. Okay. In questi 5 anni abbiamo avuto tante collaborazioni con solisti, abbiamo avuto modo di esibirci con tanti generi musicali, dallo swing classico per big band, quindi strumentale anni 50, al blues con Mike Sponza, a delle produzioni più pop con ospiti come Maurizio Vandelli degli Equipe 84, Joe Bastianich. Poi abbiamo una collaborazione stabile con il Ballette Quartet, un quartetto jazz con cui facciamo musica più sul jazz sperimentale, un'altra con le Babette, trio vocale di X Factor di qualche anno fa, con le quali facciamo swing ancora un po' prima, quindi verso gli anni 20, 30, così. Però in tutti questi 5 anni abbiamo appunto collaborato con cantanti, con artisti, ed era arrivato il momento di esporci artisticamente, di dire un po' la nostra. Quindi abbiamo raccolto tutte le nostre influenze, tutto il nostro background, e ci abbiamo messo vicino un po' di modernità, un po' di frizzantezza, e così abbiamo deciso di mettere il sound acustico dell'orchestra vicino al sound elettronico molto più 2021, se così vogliamo dire. Quello che ne esce fuori spesso viene definito electro swing. Io cerco di quasi sempre specificare, perché secondo me l'elettro swing, cioè quando pensi all'elettro swing ti viene in mente quel genere di 5-6 anni fa in cui i DJ prendevano i campioni e remixavano. Come no. Che genere che adoro, tra parentesi, però in realtà facciamo una cosa un po' diversa, nel senso che abbiamo la fortuna di avere un'orchestra tra le grinfie, e quindi possiamo fare questa cosa dal vivo e far collaborare in live queste due realtà. E poi, come dico spesso, quello di catalogare è un programma che hanno gli archivisti, ma non è così fondamentale archiviare la musica e definirla rispetto a... Cioè, poi voi siete cintura nera di versatilità, quindi come si definisce? Esatto, è un po' limitante catalogare. Esatto, no? Esatto. Adesso cosa succede dopo questi due singoli? Siete, immagino, in attesa di ripartire in qualche modo anche con i live, sbaglio? Certo, allora dal punto di vista discografico la storia non è finita qui, nel senso che appunto tra un mesetto qualcosa, non posso ancora dire la data, però uscirà l'album intero con tutto questo, cioè fatto da questo nuovo sound. E stiamo cominciando a preparare i live per quest'estate, nel senso che, come puoi immaginare, la situazione non è facile, però qualcosa si sta finalmente cominciando a muovere, tra qualche streaming di presentazione abbastanza così primaverile, ci sono anche dei concerti in live, principalmente nella nostra zona qui nel nord-est, però intanto si comincia, penso sia un buon messaggio di speranza, poi vediamo. Non si richiede la ripartenza a botto, ma qualche piccolo passo che insomma ci fa capire il cammino e la strada e vedere finalmente una, anche se fiocca, una luce in fondo al tunnel, no, che stiamo percorrendo. Questo è fondamentale. Ti ringrazio molto, ti faccio in bocca al lupo, ci sentiamo magari in occasione dell'album, molto volentieri. E salutami tutti i 999 rimasti. Ce l'ha fatto uno ad uno. Grazie Dennis, alla prossima. Grazie a te, a presto, buon lavoro.